Sono Raffaele Scali. Ho individuato il ruolo del motivatore per aiutare gli sportivi a spronarli a fare meglio. Io riesco a andare su in bici, ma solo sui rulli. L'agonismo solitario è una forma di agonismo in cui si applica la solidarietà senza pregiudicare le prestazioni. Qualsiasi disciplina sportiva può essere praticata con questo metodo. Servono voglia e mezzi da ausilio alla disabilità. La raccolta fondi si chiama agonismo solidale. Finalizzate a comprare questa bicicletta un tandem elettrico che si chiama Fun2Go. È una bicicletta per due persone che permette di sedersi uno accanto all'altro. Una persona guida ed entrambe possono pedalare, usando i muscoli delle gambe sostenuti dalla forza del motore elettrico. Entrambe le persone hanno una buona visuale e possono comunicare tra loro agilmente grazie alla seduta affiancata. Utile per i motivatori ad accompagnare atleti solitari ed anche per attività ludiche, perché sarà usata dall'intera comunità. Verrà offerta alle Proloco delle zone limitrofi un utilizzo turistico ed inclusivo. Ti piace andare in bici per fare la riabilitazione, sì, giusto? E ti piace andare in bici, non lo fai solo per riabilitazione, lo fai perché è bello. No, no? È bello perché quando sei in bici ti senti libero. Ti senti libero, è vero, sì. Poi senti questo vento. Dai, che ti arriva, che arriva nella schiena, nella faccia. E invece quello che mi dicevi sulle biciclette, no? Che tu mi hai chiesto se io lavoro vendendo queste bici, e io ti ho detto sì. E tu mi hai detto è un bel lavoro, perché? Perché diciamo che dai la possibilità a tutti di andare in bici. La bici può essere brandizzata con loghi per le donazioni più decisive per l'acquisto. Sarà usata in Torino e provincia per l'attività di pubblicità, eventi e manifestazioni pubbliche. Ai fini sportivi quotidiani verrà usata a Rivoli. Un punto d'incontro sarà il comitato di quartiere Piazza della Repubblica e dintorni. Sono stati individuati due circuiti da 40 km su ciclabili che interessano numerosi comuni della Valsusa e della Valsangone. Verranno usate app dedicate per tracciare gli spostamenti e creare nuovi percorsi. I percorsi ciclabili verranno bonificati da Plastic Free, che sensibilizza sul tema dell'inquinamento da evitare e non da risolvere. Aderiremo al progetto nazionale Bandiera Lilla, che certifica i comuni con una predisposizione all'accessibilità in formato ufficiale. Sostienici su GoFundMe. Agonismo solidale è la parola da cercare, la solidarietà è la voglia di amare il prossimo. Allenati con noi, scopri il doping emotivo.